Ciao amici di GD Ferro Team, siamo qui al Kings di Jesolo per la finale nazionale di Miss Red Carpet. Siamo qui nel backstage delle ragazze dove si fanno truccare e pettinare. Qua abbiamo la sala trucco di FBA e vedremo alcune ragazze mentre si truccano. E invece alla mia destra abbiamo delle ragazze che si stanno facendo pettinare. Ci vediamo dopo con le altre Miss. Buona visione a tutti! Bene, chiamiamole subito le protagoniste di questo concorso. Fra l'altro le vedete sfilare in abiti elegantissimi, ma poi le vedremo anche, ritorno qua, in abiti in costume, quindi vedremo anche che cosa sanno fare, ci chiacchieremo con loro e nel frattempo vedremo tanta moda, la moda, l'eleganza, l'alta moda, la rifinatezza. Partiamo subito dalle ragazze, che chiamo Stefano Cecchetto, sono pronte? Mandale in passarella! Ovviamente guardatele, ammiratele e facciamo l'applauso anche ai boys, fra l'altro, questi ragazzi che poi vi presenterò. Partiamo dalla numero uno, che è Benedetta Candido. La numero 3 è Giorgia Crisco, 18 anni, da Caserta.
Buonissima anche Monica Nadia Chirinda, 17 anni. Isabella Giugio, ha 16 anni e arriva da Siena.
da Firenze.
riceverli con un applauso. Eccola qui, prima fascia. Fascia che si aggiudica Azzurra Gasperini. Momenti su Spansa che va a Sole Altarozzi. Bene, fascia Glory lì. E adesso chiamiamo Eligere per Merrebel. Fascia assegnata a la fascia Eligere Merrebel viene assegnata da Azzurra Gasperini. Ecco Paolo, va assegnata a Erika Stefanato. Grazie a Paolo Favaro, chiamiamo Atelier Giusi. Anna Stella, la fascia Atelier Giusi è stata assegnata a Maghetta Tiam. Patti Farinelli per la fascia proprio omonima. Prossima fascia che è Flavio Parrucchieri. Abbiamo occupato Flavio Mamoletto, grazie a Patti. Grazie a Patti. Ecco Patti Farinelli. Allora Flavio Parrucchieri, la fascia va Monica Nadia Carilà. Grazie a Flavio, bravissimi, tutto lo staff che hanno sicuramente creato delle appoggiature speciali per questa passerella. Andiamo avanti con la fascia Nuovi Profili. Siamo sul palco Francesca. Viene assegnata Lucrezia Neri. Leo Top Styling, chiamo sul palcoscenico Leo Capomella. Grazie a
Leo, grazie anche del tuo supporto tecnico per quanto riguarda tutte le ragazze. Viene segnata Martina Massi. Grazie anche a Leo. Chiudiamo per quanto riguarda le fasce dei partner, fascia Fashion Beauty Academy. Siamo sul palco Ivana Ibba. Ivana, la fascia viene segnata a Alessandra Peguri. Arriviamo appunto alle fasce, ce n'è una fascia particolare che è la fascia di Miss Red Carpet Cinema. Siamo sul palco il regista Domenico Costanzo. Perfetto. La Red Miss Red Carpet Cinema è Michelle Gualtieri. Menzione mister De Carlo 2020, menzione per la simpatia Isabella Giugioli. Eccola qua, Giugioli. Isabella Giugioli. Facciamo una foto tutti insieme. Certo, velocemente. Menzione per l'espressività a Azzurra Gasperini. Menzione per la sensibilità artistica a Silvia Giacomelli. Per il carisma Martina Massi. Attenzione per la presenza scenica a Sole Altaroz. Grazie al regista e il sceneggiatore, grazie a Domenico Costanzo. Noi andiamo avanti con la classifica. Quinta fascia, Miss Beauty Store, chiamo Simone sul palcoscenico. Miss Beauty Store è Isabella Giugioli. Quinta classificata, quindi. Ok, grazie. Quarta classificata, Miss Red Carpet Love Talent. Ecco qua il nostro simpatico Diego Cortez. Grazie, Diego. Miss Red Carpet Love Talent. A Martina Massi. Diego Cortessa, grazie mille e andiamo avanti. Terza classificata, Miss Kings, chiamo sul palcoscenico, rappresentato appunto proprietario, Alex Visentin. Ben trovato, bravo. Francesco D'Agostino, grazie a Francesco D'Agostino per Kings Club. Terza classificata, quindi è
che va ad Erika Stevanato. Doppia fascia, eh? Ma oggi ho portato bene. Siamo arrivati, ladies and gentlemen, a Miss Red Carpet 2020. Vediamo subito a chi verrà infilata questa fascia che porterà bene, porterà anche la realizzazione di un sogno. Quindi ringrazio tutti quanti gli amici che sono intervenuti questa sera, ringrazio gli amici del Kings Club di Jesolo, ringrazio Stefano Cecchetto, che, al quale dedico un bello applauso, patron della manifestazione, da diversi anni porta avanti questo talent, anche non soltanto bellezza, ma anche ragazze che hanno degli hobby e delle passioni. Quindi chiamo a rappresentare Miss Red Carpet per la proclamazione della reginetta. Miss Red Carpet 2020, eccolo qua ancora lui, mi fa piacere ritrovarti. Abbiamo anche la corona. Vorresti indossarla tu? Magari. Chi vorrebbe indossarla? Sulle mani? Perché no, anche un lui, no? Esatto. Facciamoci un giro tutti quanti. Invece questa sera per Miss Red Carpet 2020 è Sole Altarozzi! Tanti baci, sempre tutti.